tutti erano rimasti praticamente dentro l'ambito familiare aziendale. Diventava naturale che ciascuno entrasse in azienda portando il proprio talento e le proprie capacità, non, nemmeno ci si pensava di andare a lavorare altrove, di uscire. Tra di loro ovviamente c'era una distribuzione degli incarichi, ma poi alla fine, durante praticamente tutto il Novecento, alla fine era sempre lo zio Giovanni che diceva l'ultima parola. Era un uomo magnetico, un uomo che aveva tante cose da insegnare. Era un uomo anche molto temuto perché pretendeva da noi, pretendeva anche la correttezza e la lealtà, perché per quegli uomini la parola era la cosa più importante. Lo zio Giovanni aveva tutta una serie di sintetici modi di dire che dicevano tutto. Se non te sei, tasi. Vuol dire che se tu devi partecipare ad una riunione, devi parlare con la gente, devi prepararti bene per questo incontro. E se non sai qualcosa, è meglio stare zitti. Questo è probabilmente anche uno degli insegnamenti più importanti che mi abbia lasciato. Zio Giovanni era chiamato il patriarca nel Novecento. Lui era una persona veramente carismatica. Noi abbiamo nella sala riunioni in azienda appeso il ritratto. E noi passando controlliamo quasi fosse un barometro per vedere se ci sorride o se ci guarda un po' storto, e questo ci dà l'idea se stiamo facendo le cose bene oppure se invece le cose non le stiamo facendo bene, allora è il caso di riflettere. E ancora adesso, semplicemente guardando il quadro, ti sembra di ricevere gli ordini che lui dava. Che è un po' come la Gioconda, ci si sposta e cambia l'espressione. Bene, noi qualche mattina entriamo e vediamo che ha l'espressione corrucciata, che non è serena. Allora capiamo che probabilmente stiamo sbagliando qualcosa. E non aveva figli, per cui noi tutti eravamo suoi figli. Diceva mai aver paura, basta aver le idee chiare. E amava trasmettere sui suoi nipoti la sua conoscenza, la tradizione. Era anche un uomo a cui piaceva vedere che i giovani avevano grinta, che i giovani erano pronti a fare le cose. Ha segnato sicuramente tutto il Novecento per la nostra famiglia e ha lasciato un'eredità di saggezza che è l'attivo più importante della nostra impresa.